della Cambio Centrale. Buon Aspettiamo. pomeriggio, buon Buon pomeriggio. pomeriggio sempre. Comunque, io ho tolto tutti i volumi. Ok, perfetto. Ovviamente il mio cellulare fa anche da mod oggi, come sempre. Ottimo, ottimo. Aspettiamo che arrivi come di consueto la notifica. E nel frattempo io e Dirti ci facciamo i fatti nostri. E ciò che fa, tutto Molto bene, molto bene. Lei che cosa mi dice? Come sta proseguendo questa settimana allegra? a posto. No, ieri ho finito di installare tutte le cose nel computer. Devo riconfigurare tutto OBS, credo che Bene, non c'è niente bene, di sbagliato in questo. bene. Tutto molto allegro. Sì, per ora credo che se potessimo scegliere la colonna sonora di questo 2020, credo che sta andando tutto male, non ce lo toglie nessuno, proprio. Sta andando tutto male, sta Oh. andando tutto male. Esattamente. E allora la notifica è appena arrivata e vorrei già, cioè già sono nella schermata in gioco a partita dove si vede che Comunque, abbiamo una comunque, vittoria. Renny, io Dica. non vorrei contraddirti in live, però diciamo che siamo a fine 2021. Ah, 2021, hai ragione. Infatti, diciamo, che cosa che ho detto di così sbagliato da dover essere contraddetto? Vabbè. Sì, diciamo, allora, c'è da dire pure un'altra cosa, secondo me. Io, da quando c'è stato il lockdown l'anno scorso, io ho perso la cognizione del tempo, non so in che anno siamo, cosa verrà dopo. Se dobbiamo parlare del 2019, credo siano passati 5 anni. Sfido Allora, chiunque. dovremmo fare una bellissima cosa, dovremmo entrare in Matrix. Sì, io credo che morirei prima, come tipo Squid Game. Tipo, gioca. Ah, molto interessante, molto interessante. Mi Allora. perdoni un secondo che sto ricevendo un attimo una chiamata. Sì. Allora, ragazzi, nel frattempo che il nostro Dirty è un attimo assente, vi volevo far notare come, nonostante gli sfortunati eventi della scorsa settimana, abbiamo provato un Fallout Day, lunedì è stato una mattina con FIFA 22, sempre col Pro Club, abbiamo provato io e Dirty in Pro Club a fare una partita, nonostante non l'avessimo conclusa. Abbiamo vinto comunque la prima. Rieccomi. Eccolo di nuovo qua. Quindi abbiamo poi tentato di fare una seconda partita del Pro Club, ma è stata poi una discesa verso l'inferno perché non abbiamo trovato nessuno. E noi, nonostante ci ho detto, ma perché non lo riportiamo e vediamo se FIFA ci aiuta questa volta? Io E direi di FIFA ha no. detto è cosa buona e giusta. Sì, sicuramente quello. Ha detto proprio così. Vuoi giocare con noi? Allora, io già proseguirei con gioca partita nell'attesa. Ovviamente, se c'è qualcuno che dovesse entrare, vuol provare. Come al solito, qua c'è la cosa da cambiare. E vuol Aspetta, la sto provare. cambiando io. Ok, no, lo ha direttamente. Se lo può fare. Ah no, allora fai una cosa, eschila. Da qui? Sì, vada in personalizza. Ah, devo fare tutta la cosa. Ma io ricordo di averlo fatto prima di. E poi in tattiche club. Tattica Club. Clicca su tattica 1. L'ha imposta come tattica predefinita. Vediamo se. Forse quando lo feci. Non hai Non messo ha macca la tattica ichis. predefinita. Ed è verissimo. Allora, procediamo Signorina, signorina, lei, cioè. con per ora questa modalità qui. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Se riusciamo a trovare ovviamente una partita, io non ricordo cosa avevamo messo nelle impostazioni, ma abbiamo trovato una Qualsiasi partita. no. Ah, abbiamo trovato subito, così. Nel dubbio noi proseguiamo, Così, cioè, diciamo che ci vuole così non. bene oggi. Oggi che non è Fall of Day, ovviamente,
Cioè, oggi che siamo gli unici due stronzi che stanno giocando, no, ci dissociamo. Ci Vabbè, trovo subito le partite lo saremo a priori. Ah, che bel fisichino. Allora. È un po' comunque magrina questa tizia che ho fatto. Io una fedazzi caine charas. Buonasera, anzi, buon pomeriggio al nostro caro Akira che è qui con noi. Ma chi è Renji, Rengi, Rengi. Allora, io comunico subito che ho copiato diciamo, i completini da quelli che ha fatto il nostro Fabrizio e il nostro Levian, anzi. Giochi terzino oggi? No, qualsiasi. Oggi proprio. Oggi gioca Zocchegge. Ah, già quittato così. Allora, perfetto, io mi credo che come inizio, però è una seconda vittoria. Allora, io non vorrei fare l'uccello del malaugurio, Sì, vadi. ma l'ultima live è andata esattamente così. Io direi di fare un tentativo, uno, massimo due, controlliamo nelle impostazioni cosa ci è messo e poi direi proprio di andarcene per i fatti nostri. Allora, io sto andando su impostazioni. Vittoria, sì, siamo troppo forti. Posizione qualsiasi, no. Stesso portiere, no. Dimensioni squadra, sì. Bella Io direi di lasciare così. tossida. Beh, di questi tempi ci sta sempre. Vamonos. Si può accomodare nella posizione Arrivo. che meglio le aggrada. Arrigo Sacchi. Sì, bravissimo. A me faceva un po' antipatia comunque. Ma grande signore del calcio. Quello senza ombra. Questa Vediamo. sera non c'è sole. No, sì, infatti, momentaneamente sì, infatti è tutta cosa abbassata, luce accesa. E poi siamo noi il sole. Oh, a proposito di sole, oggi sentivo, stavo ascoltando il podcast di The Jagal, che c'è una signora Che spagnola, Biscottis, biscotto là, cos'è? che è una Ah, signora, com'è? figo, perché parlavano praticamente del, diciamo, internet. Ah, guarda, ho trovato una partita. Di internet, delle notizie quelle un po' più strane, tipo ad esempio di un tizio che decise di ritornare al baratto, però sfruttando l'internet, quindi creò un sito dove mise online la sua graffetta rossa da barattare. Trovò delle tizie che cioè, hanno voluto barattare questa graffetta con una penna a forma di pesce. Da lì in poi, lui barattando con tutto quello che gli tornava. Bene, se è arrivato a barattare, ha avuto una casa in Canada. Vabbè, è cosa che non si può fare a Palermo qua, perché Ma no, credo proprio di no. i palermitani sono famosi per voler barattare guadagnandoci sopra, cioè. Sì, esatto. No, questa era senza scopo di guadagno. E poi si parlava sempre in questo podcast, ci stanno facendo neri, benissimo, di una tizia che praticamente, siccome nessuno sa che si possono comprare le stelle, dai il tuo nome e via dicendo, la signora si è comprata il sole. Ragazzi, questa signora praticamente è dal 2010, se non mi sbaglio, che è al sole e ha chiesto che venga retribuito diciamo, il suo utilizzo. Certo, perché se questo si rompe i coglioni praticamente non Ci abbiamo più uso, spegne. no? Bene, Ci spegne cioè, ormai il con sonno. l'interruttore, cioè gli hanno fornito anche l'interruttore. Sì, certo. Adesso Tutto, tutto. qui è per accendere, ma gli arriva pure la bolletta della luce. No, quella no, perché ha i pannelli solari. Ah, ok. Fuori gioco. Non è solo. C'è grande pressione su di lui. Ah, Ah, intervento del peccato. centrale. Però chi l'avrebbe mai detto che noi avremmo giocato a Pro Club quest'oggi? Intercetta un pallone molto Forse ancora pericoloso. io non ne ho la certezza Ah assoluta. no? No, ancora a me sembra un pochettino. Troppo, troppo bello per essere vero. Esatto.
metterla dentro. No. Grande intervento difensivo. Mannaggia lui. Sto andando a Favara, non invidiatemi per favore. No, vabbè, che c'entra. Sto andando a fave. Ma come si, vabbè, come non si raccolgono? Non è il periodo per ora delle fave, sbaglio. No, aspetta, è periodo di piantare le fave adesso. Ma poco. Lei ha il pollice verde, vero? Eh sì, è un pochissimo colorato. Uso l'evidenziatore. Attenzione. Allora, qua ci stanno facendo comunque le fave. Vabbè, sono 15, cioè. Sono 3 più 1 che controlla tutti. No, dai, mannaggia. Perde palla. Si spingono davanti i Black Cats. Ah, come si chiamano? I Black Cats. Black Cats. Beh. Sì. Sono importanti. Ce la fa? No. Famosissimi. Rivi un po' pigro questo. Allora. Poi Black Cats tipo Mandingo, sono molto interessanti. No, mi dissocio. È stato un attimo di defiance. Sì, sì, un attimo. Perde un pallone pericoloso. E dai, mannaggia. Azione pericolosa. Prova a far partire il tiro. Meno male. Attenzione, certo. Crash subito, vuole entrare. Certo, ora ti facciamo entrare subito. Aggiungi me su... come si chiama? Sul PSN, Rennac dovrebbe essere 0-0 se non mi sbaglio. Manco, neanche lo ricordo io. Mi pare di sì. Aspetta che lo vediamo subito appena tocchi Paolo. Mannaggia allora. Ah, ce l'hanno annullato quello di prima, era fuori gioco. Ah, bellissimo. Rennac 0-0, sì. Ok. Tanto siamo su PS4 e quindi puoi giocare con noi tranquillo. Ora tipo se ne esce. No, raga, ma io ho comprato la PS5 solo per giocare con voi. Si libera del marcatore. Dai! E ci pensa. È grande! E la rimette lì! Subito va a prendere la palla! Sei... Sì, puoi fare Edo, il portiere. Buse pacca, sto leggendo dal telefono, quindi non se sbaglio qualche cosa a leggere non te la prendere con me. E bubusattete. Dai pure tu. Il nick è bubusattete. Bubusattete. Ah vero, bubusattete. Sì, hai ragione. Ma non è vero. No dai, smettila. È Tio forse. Mi fai confondere che io già sto perdendo qua. Ho la responsabilità di tutti. Renax che ha smesso di funzionare. Esatto. Che già mi è bastato il problema che ho avuto però col PC. Cioè dopo tipo nemmeno 6 giorni. Beh, cioè, proprio così, per sì, dare sì, no. Il benvenuto. No, ma la cosa divertente, sai quella è stata? Che ho chiamato a mio padre per farmi dare una mano al riguardo. Ho detto, senti, non è che avresti qualche cosa per poter risolvere? Poi dopo un po'... No. Poi mi ha raccontato che dopo che di aver chiuso con me al telefono, ha riscontrato lo stesso problema su 2 PC. Ah. Ma c'è allora mi sa che era proprio... Ciao, Umbi! Ah, sei tu? Che fai? Ok. Occhio al cross in mezzo. L'uscita sicura del portiere. Ciao Umbi. Benvenuto. Hanno metri a disposizione. Mannaggia a loro e a questo ricciolino. Troppo veloci per essere. Intercetto della difesa. Palla verso il centro dell'area. Senza problemi qui il portiere, sicuro. Male il portiere, vediamo se ne approfittano. Dai, mannaggia. Mannaggia la pupazza. Dai, cavolo. Quando devono fare pure i Cristiano Ronaldo la situazione, mi urtano alquanto. Svetta il pericolo. Ferreira. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Ah.
Forse devo mettermi pure la cam piccola, perché è un po' troppo grande per i miei gusti. Se ne va di forza. Può metterla in mezzo da lì. Alle 4 e 3 quarti devi andare. Ma in che senso alle 4 e 3 quarti? Cioè, che ragionamento? Sono le 4 e 45 forse, no? Le 16 e 45. Ah, ok. No, non capivo. Giusto? 4 e 3 quarti. Io credo che qua nel giro 3 minuti abbiamo finito. E ti accetto subito. Seconda metà di gara che si apre con i Black Cats, dunque in vantaggio. Che ne fallo il fenomeno. Attenzione, l'allarga bene, no! Devo tirarla subito. Ah, comunque hanno una resistenza fisica. Apre profondo per il compagno. Vabbè, ha rotto le scatole però. Dai, mannaggia! Allora, ora che siamo in tre con Fake, ci mettiamo senza il qualsiasi, perché sì, rompe abbastanza. Si saluta. Cal! Un gol è sempre un gol. Certo che qui non poteva proprio sbagliare, eh. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. Siamo 3-1, magari finirà così. Palla deviata, sarà corner. Sì, certo che può andare in porta. I tifosi ci credono, provano a trascinare la squadra al gol. Dimezzerebbero lo svantaggio. Prova a venire avanti. Pallone scodellato. Colpo di no! Conclusione solo leggermente larga. E l'aveva colpita anche bene. La palla è andata di poco lato. L'avanzata dei Black Cats. Dai. Attenzione pericolo. Vabbè, ma qua proprio. Niente, qua proprio calcio champagne. No, tranquillo, Fake. Dico, puoi giocare tranquillamente. Dico, anche se dovessi giocare male, dico, lo vedi qua com'è che sta andando. Stai tranquillo. Sta andando tutto male. Sta andando tutto male. E dai. Ma questo qua non corre per niente. Tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. Capisce tutto e riconquista palla. Palla molto interessante. L'azione. Ah! Era bella però. Possibilità di contropiede. Pallone recuperato senza problemi qui. Buona triangolazione. Occhio, può crossare. Ah, bello. Basta, non passi più. Col pallone che finisce in out. No, preferiamo, se è possibile, vorremmo finirla per evitare di prendere la sconfitta e per prendere anche i punti, magari, se è possibile, dalla, perché la prima, fai conto che stiamo facendo, con proprio senza pause. Sì, ma poi non va bene quittare, perché ti diminuisce il... Si lascia saltare. Il matchmaking, va. Ti prende come persona cattiva. E poi Babbo Natale non ci porta i regali. Avrebbero preso gol da quella distanza. Non riesce a allontanare le tante cose bruttine. No, non è caso. Smetta il pericolo. Uè. Ma no, sui piedi a lui. Arretra per farsi dare palla. Gran palla. Il portiere non la blocca, palla ancora in gioco. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ciao Zebra!
Zebra 07. Dai, io... non ti ricordi di Zebra? Ciao, io Zebra. Ho un vuoto. Ho purtroppo io la memoria corta, come Dori. No, male, male, male. Io mi ricordo di te, Zebra. Chi è? Non lo so. Ah, ok. No, scherziamo, Zebra. Sinceramente non ci ricordiamo perché siamo due vecchi. Anche se abbiamo una giovine età. Vabbè, stanno facendo gioco palla per... E dai! Bravo qui a sbarcarsi. Pallone regalato. Batti volo. Oh, no. Finalmente. Boh. Aiutaci a ricordare. Fake, ho letto ora il messaggio della partita. Ah, questo mi dispiace, ma dico niente di grave, spero, giusto? Ah, i giocatori del Venezia. Ma come hai fatto ad arrivare ai giocatori del Venezia? Scusa. Oh, non c'è. Come si dice? Separè. Appunto, cioè, quelli stanno tutti per i cavoli loro. Tutto fisico per il possesso palla. E dai. Il recupero del pallone. Può colpire da lì. Attenzione buona per il cross. Ah, ti hanno dato il 5, ma te l'hanno dato in faccia praticamente. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione. Zanetti, figo. Subito che la palla sarebbe uscita. Ma tu sei, cioè, tifi per la Fiorentina o per il Venezia? Probabilmente credo forse Venezia, perché non credo che le trasferte siano nuovamente aperte, o no? Girata di testa che non è quella del bersaglio. Venezia. L'esecuzione decisamente meno. Ma è ancora degli Zamparini il Venezia? Gran signore Zamparini. Beh, grazie a lui il Palermo ha fatto gli anni d'oro. I migliori anni della nostra vita. Dai. Io comprendo lo scoramento per il match, ma devono trovare le forze per tentare gli ultimi assalti e provare a riaprire la partita. Anche il discorso promozione immediata, vamos. Tentativo murato. Ci abbiamo provato. E vabbè. Il pugno sulla mano come saluto. Lì per lì ieri e me l'ha dato il pugno il giocatore del Venezia. Io pensavo e pum. Io pensavo per sbaglio, tipo anziché dargli il 5 gli ha dato il pugno, un pugno. Esatto. Il 5 in faccia. Allora, abbandoniamo partita. Aggiungo il nostro amico Fake. Ovviamente credo che per ora non mi vedete. E a te non ti sentono. No, quando sono fuori schermata, no. Sentono me. Ok, aggiungi agli amici. Ok. Un attimo che devo diminuire la grandezza della... Ragazzi, arrivo subito. Impostazioni avanzate. Piccola e la mettiamo in alto a sinistra. Va benissimo. Sono di nuovo qui con voi. Ho cambiato pure lato. Anche il video fighissimo.
Allora, dobbiamo ricordarci come invitare. Dicevo, prima che si staccassero tutte cose, deve essere stato fighissimo anche vedere il Venezia vincere contro la Fiorentina, che non era proprio pronosticabile. Vabbè, certo. Quello senza ombra di dubbio. Invita perché non ti trovo. Allora, personalizza. Io mi devo ricordare come si invita. Dal club, se non... Ah no, credo che sia in trasferimenti. Trasferimenti. Sei già dentro FIFA? Sì, ok. Ti è arrivato l'invito? Dimmi se è arrivato così. Lo aggiungi, cioè accetti. Ok, oh, totale membri rosa. Aspettate che io nel frattempo mi metto i punti abilità. E ne ho tre. Mettiamo. Per aggressività ci vogliono 3 punti. Ho appena visto la signorina con cui sta flirtando Icardi. Sì, Ah, quindi è ufficiale che ha lasciato. sì, sì, sì. Suppongo sia una bella signorina. Sai che non è proprio malvagia. Ho giocato benissimo in Venezia, sì. Comunque è bello quando ci sono queste squadre che non sono le prime, sono comunque le neo promosse anche. Riuscire a battere anche una squadra come la Fiorentina. Io Ok, Edo importa già. sto arrivando, ho messo qualche punticino. Attenzione, Edo già in porta, è pronto lì con le mani calde. Allora, ti vuoi mettere in attacco e mi metto dietro? Io mi metto tre quarti. Ah, tu ti sei Ah, messo tre vuoi ti quarti? vuoi No, mettere tu? aspetta, dammi 2 secondi che mi sistemo un attimo l'attaccante. Puoi Proprio due prenderlo anche secondi tu ci sono tutti assieme. il capitano, Edo, non stai tranquillo. L'attaccante è qui, mettiamogli subito 2 cose di tiro in più, qua bam bam. Uno, due. Etra. Ovviamente ricordo a chi ci sta seguendo che anche se oggi non c'è scritto che di essere giornata Fall of Day, oggi in via del tutto eccezionale lo si può fare tranquillamente. Così almeno cerchiamo di provare anche con voi la modalità Pro Club. Allora, Rushan c'ha le mani fresse. Che vuol dire? Fresse vuol dire forse ca fresche? Ca fredde? Ho sbagliato a scrivere È tipo fresse. Fred. No, magari è il dialetto veneziano. È sbagliato a scrivere fred. Ah, ok. Niente, mi sono illuso. Frie, La vecchiaia, vecchiaia. L'hai tolto il QLS? sì, la Toto fake. Ok. La fake, il... And the fake. Andiamo a vincere con le parate del fake Rashwan. Ecco qui. È Diretto veneziano di un'altra roba. tutto pronto qui, il principal debuttant di Leganés per dare il via a questo match. Un saluto da parte mia e di Lele Adani, pronti a tenerle compagnia anche oggi. Potrebbe essere il Mi giorno devo giusto per ricordare farlo e adesso vedremo se che riusciranno ad noi, ottenere il risultato cioè che necessario adesso per il salire in personaggio categoria.
è un po' una chiavica. È che non utilizzo tutti. Un traguardo che potrebbero tagliare già oggi in caso di vittoria. Sarebbe il degno epilogo di una stagione fin qui decisamente positiva. Devono solo pensare a scendere in campo e giocare come sanno. Ah, no, peccato! Ha fatto il muro. Ok. Apposto, abbiamo vinto, no? Abbiamo vinto. Niente! Grande fake, abbiamo vinto! Troppo forti! Reti pure mi inviolate. Già. Ah, ho sbagliato. Ah no, giusto. Perdonatemi. E vuoi davvero uscire dalla testa? No? Rimettiamo qui. Aspettiamo lei. Arrivo. Stavo mettendo tre punticini di nuovo che me li hanno dati così in omaggio. Ah, detto, vabbè. In questa partita molto fast. Sì, perché sono stato troppo bravo. L'hanno visto pure loro e hanno detto, mamma mia che movimenti. Li ho mandati tutti a casa. Ma allora, io avevo fatto un assist bellissimo. Mm-hmm. Poi dal nulla c'era quella muraglia cinese che ti sputò davanti. Ma che è sta cosa che troviamo partite così a random? Non lo so. Tra l'altro vorrei attenzionare tutti a vedere gli avversari suini con il pigiama. Ah, stasera ci facciamo un bel salame noi, eh? Eh sì, stasera in programmazione c'è Death Stranding con no, che con sta Levian. Dicendo? Cosa dice? Stasera è martedì. Stasera andiamo in Oregon, abbiamo il nostro Days Gone. Ah, Days Gone, vabbè, volevo dire quello, mi sono confusa. Cioè, lei mi sta, non lo so, mi sta triggerando il buon cadavere. No, c'è Days Gone stasera. Una bella gita, pure in moto comunque. Una gita in moto in mezzo ai non morti. Con una vittoria oggi scriverebbero una pagina storica per questo club. Con la promozione già in cassaforte, i tre punti permetterebbero loro di conquistare aritmeticamente il titolo. Ah, ma io sono prima punta. Non so fare. Dai, passala! Io stavo cambiando giocatore. Puntuale qui il difensore nel recupero. No, ci sono andati sopra con questi pigiami bianchi. Da costa a costa non ci fermiamo. Legge bene la traiettoria e riparte. Ah, sai, tiene la palla comunque. Ma poi molto fisico, devo dire. Sì. Ha spazio per andare. Attenzione perché. E dai, però sti rimpalli, maledetti. Grande. Grande fake. Qui si vedono le mani del portiere. Vabbè. Ma mi dà una posizione stranissima, mi ha messo tipo esterno, può essere? Hai cambiato qualcosina? No, io no. Ma mi dà la posizione d'esterno. Non ho toccato niente, anche perché nemmeno ho il capitano. Lei ha cambiato, anzi il portierino, ha cambiato l'offensivo. Ma non sono io. Esterno. Metta equilibrato, metta... Fake. Io qua mi ritrovo esterno lì e dico, ma che roba è? Vecchia bomba! No, allora, fake, se dovessero pararti la... Cioè, se dovessi subire gol e non quittare. Rimani, cioè, non fregatene, ma ci lasci in difficoltà perché già siamo senza qualsiasi. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Può essere il gol del vantaggio. Ah. Ma attaccante, ma non è finita.
prova il blitz in avanti. Occhio al pallone filtrante. Mannaggia a loro. Allontana la minaccia qui. Arsenal che prova. Il pressing del difensore ha costretto l'attaccante a portare il pallone oltre la linea. Dai, che la stavo passando. Passaggio intercettato. Dai, che corridoio. No. Ma perché questi passaggi così profondi? Che non c'entrava niente là sotto. Evita di fare il fenomeno perché ti vengo a tranciare. Può colpire da lì. Prova la botta. Ah, va bene. Ciao Dani, ciao Nick. Ciao Nick. Ciao ragazzi. Questa squadra oggi sembra un'impresa fuori dalla loro portata. Vedremo se sapranno smentirci. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Non forzano la giocata, preferiscono il giro palla. Dai. Fecche, non ti preoccupare, stai tranquillo. Fatica a rattenere il pallone. No! Cos'era però? Volevo fare ben altro, ma... Passaggio da dimenticare, palla alla squadra avversaria. Cosa dobbiamo usare? Renac terzino? No, ancora non l'ha detto. Suppongo. Lo sta annunciando, lo sta annunciando. Ah, sì? Sì, sì. Ma non possiamo, Nick. Siamo solo io e Renac, ma la metti pure terzino? Io stiamo non dando più movimento, diciamo, davanti. Perché siamo in due. Se mi metto terzino, ora dobbiamo essere assai. No, profondo. Sbagliano qui i giocatori dell'Arsenal. Vabbè, chi è Nesta questo? Che è impossibile. Ah, esterno sinistro. L'hanno... Esterno sinistro, eh? Per ora... Io preferirei forse a destra, però, sai? No, io sempre destra solitamente uso. Infatti, per come metti... Tiriamo anche da fuori aria. Va bene, fake. Ma ci proviamo, anche se abbiamo... Non hanno sistemato il bug, quello... Sì, sì, sì. Ora vediamo. Abbiamo i ciao! Cortana, ciao! Sì, certo, Fek, tu libero di scegliere qualsiasi posizione. Puoi giocare dove preferisci, se vuoi fare attaccante, puoi fare l'esterno, puoi fare quello che vuoi. Allora, io tengo palla, bisogno di un movimento. Occhio al tiki-taka prolungato. Mannaggia. Ci sono coricata di sopra, non potevo fare. Oh, ma il mio colpo di testa all'indietro stranissimo. Sembrava una sorta a pallonetto. Potrebbe crossare. Brutto errore, palla persa. Guarda che fortuna. Da Costa. Da Costa a Costa. Come va, Ren? Ottimo intervento. In che senso? Una merda, Cortana, una merda. Ah! Sta andando tutto male. Mannaggia loro, dai che questa l'abbiamo recuperata.
Forse fuori gioco o no? C'era l'altra? No, quale fuori gioco? Dai, no. Me l'ha spizzicata. Mannaggia, si è rotta. Sì. Vai, grande. Portiere, mamma mia. Che cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Guardalo per confuso. Bello sto cambio di gioco. Ribalta sul fronte opposto. Allora è gestito male. Tutto molto finto ho fatto, avevo già tirato al volo. Troppo, troppo, ora era chiedere troppo. Ok, perfetto. No, che fuori gioco, porcaccia la miseriaccia. Porcaccia la miseriaccia. Porca miseria. Porca miseria, vero. Darsa regala il pallone agli avversari. No! Attenzione, li manda al bar a prendere una brioche. Perché il mio... Ecco perché mi dice mantieni la posizione. Perché? Non era con noi il guardalinea. Per il terzo uomo, no? Occhio al cross. Situazione con... Vabbè, perché? Prova di forza. No, sotto il panino. No! Dai, così non si può. Dai, che la potete prendere. Ha perso il pallone. Ma abbiamo i giocatori scarsissimi, Nick. Cioè, se non ti metti bene per il tiro, manco ci arriva a tirare. Sì, infatti, non è il FIFA classico con i giocatori già sistemati o mezzi e mezzi. Guadagna metri, palla al piede. Cioè, in questo momento siamo tipo due bronzini dell'Ultimate Team. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. C'è spazio per gli Invincibles. Dai che buona! Mannaggia. No, non ce la faceva a tirare. Cioè, anche se è un macabro quadrato. Cioè, non sì, è... Quello davanti. Non me lo... Non lo faceva fare. Perdono palla. Che rilancio. Fuori gioco. No, era bella però. Contrasto vincente, fa di nuovo su il pallone. Speravano di festeggiare la conquista del titolo in questi 90 minuti e invece rischiano la delusione. Al momento sono sotto e devono alzare il ritmo per provare a conquistare il titolo oggi. Già, se vogliono chiudere la stagione al primo posto. Tiro le spinte. Dai! Cioè, ma neanche un po' di fortuna, dico, da queste parti. Pressione qui sul portatore di palla. No, che me l'avevo già selezionato. Cioè, gli stavo chiamando palla e me la passa in automatico. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Cioè, questa è sfortuna comunque, eh? La sfortuna forte. Muove bene il pallone qui Lars. Vabbè, ciao Toxic, certo. Direi che non poteva fare. Certo che poi venire a giocare. Grande. Possono allungare e chiuderla se sfrutteranno questo corner.
La risposta del portiere, ma attenzione, non riesce a liberare su questo cross. C'è la norma del vantaggio per l'Arsenal. Respinta col corpo. Ferma tutto con questo intervento rischioso. Ci sarà un minuto di recupero. No. Abituati come erano messi i giocatori prima. Ah, peccato. Sì, certo, ora vediamo se c'è qualche punticino da mettere. Peccato, peccato. Sì. Però dico, non stavo andando malissimo. Allora, mi hanno appena mandato una mail dicendomi che se voglio posso prenotare il frigo della Xbox. Ah, la nuova versione, la, quella che è uscita ora, che è da prenotare. Sì, è un frigo. È un vero e proprio frigo? Sì, sì, fridge. Sì, sì. La torre nera contiene fino a 12 lattine. È dotata di 2 ripiani sullo sportello per gli snack. Con i LED e superfici realizzate in un perfetto stile Xbox Series X, potrai stupire tutti con questo pezzo unico nel suo genere. Ma sai che è bellino, non costa manco sì, tanto. Sì, l'ho visto che è molto grazioso. Cioè, sembra proprio una Xbox. Così puoi dire di avere un Xbox a casa e averla pagata solo 100 euro. E questo è pure vero. Allora, Toxic, ricordami mi devo aggiungere. Ricordami che ruolo sei, Toxic. Sì, che dobbiamo capire che formazione mettere in caso. E se Fake vuole giocare adesso in... No, è uscito Fake, è uscito. Se ne deve andare. Ah, ok, è uscito. Quindi Nick, mi dispiace, ma dobbiamo vedere adesso cosa fa. Ah no, ci sei? Ah, forse ti vesti e giochi uguale, probabilmente. Aveva detto che 3/4 se ne andava. A lui è attaccante, Toxic, perfetto. Ok. Ok, si sta andando a cambiare. Mandami la richiesta. Se lui è attaccato, tu che giochi, Renny? Io metto CDC. Mi potrei mettere attaccante io stavolta. Così almeno davanti. Posso mettere appunto 6 punti. ID Renac 00. Ok. No, Nick, non è possibile, come dici tu per ora. Questa forma, questa cosa che dici tu, la si può fare nel momento in cui siamo in tanti a giocare, ma se siamo in 3-4 si scoprirebbe troppo o l'attacco o il centrocampo. Ok, mi è arrivato la richiesta d'amicizia. Ok, ora ti invito. Invita. Non è proficuo fare ruoli con esterni per ora. Conviene che li gestiscano come si chiamano? Il PC. Porca miseria che non mi fa cambiare qua trasferimenti. Ok. Invita amici. Ok, ti ho mandato la richiesta. Aspettiamo che entra. Toxic.
Facciamo così. No, Nick, se giochiamo tutti là davanti, chi difende? Manco ci abbiamo il portiere. Infatti io mi sto mettendo a CDC. Almeno sto più dietro e copro. Se loro due stanno là davanti, oppure mi metto Koch. Forse ti conviene CC. È meglio COC. Allora aspetta che vado. No, perché lo posso fare anche da almeno qua. Almeno il centrocampo lo copriamo un po' di più e tu riesci a fare da perno. Per con... questo posso tornare pure indietro. Non mi conviene, okay. Attacco. Andiamo, starta. Ok, è sempre Edo, vai con... Vadi, Edo, vadi. Vadi, Edo, vadi, Edo, vadi, Edo, vadi, ah. E che se giochi pure tu con noi, ti faccio vedere che magari io anche esterno ci posso mettere. Ma dobbiamo essere già un buon numero. Quando giocavamo prima con Pro Club, che eravamo... siamo stati anche in 9. Se non siamo mi sbaglio. Siamo stati anche in 11. È in 11. Già quando siamo un bel numero lo si può fare. Ovviamente, più anche se tu hai dei amici che giocano a FIFA 22, hanno la PS4 o l'Ultimate, che anche chi ha PS5 ma l'Ultimate può giocare nella versione PS4, glielo dici e li fai giocare pure con noi, gli fai mettere il follow nel nostro canale e possiamo giocare pure tutto assieme. E sei tranquillo che io anche in come terzino mi ci posso mettere tipo senza problemi, giusto come terzino. Terzino. Serve purtroppo il plus. Ma perché? Ma tu hai FIFA, Nick? Sembra di aver capito sì, ma di sì, ma non hai il plus. Ma non fatti quello plus. Gratuito di un... Quant'è lo si può fare? Giorni, ma quanti sono questi? Non lo so, sono assai però. Sono sembrati tanti. All'interessante dello spazio. È un gol pesante. Mannaggia. Di titolo. Adesso devono assolutamente. Ah, questi sono i capelli di Akira. Akira quando ha giocato anche se per poco a FIFA 22 se ne ha messo questi capelli. Hanno aperto le marcature in questo gol. Come si dice? Sobri. 1, 2, 4. 4 sicuri. Intercetta bene il passaggio e non era facile. No. Mamma. Pallone che è uscito, sarà fallo. Prendo pure palla laterale e me la gioco così. E via. Dai che la stavo passando. Vuole un pallone lungo. Bravo. Oh, una fake. Minchia, questi mi tengono bello lì fermo. No. Interviene e recupera palla. Ma perché prende queste... Punta l'area. Ottima lettura su un'azione pericolosa. C'è spazio sulla fascia. No, perché così piano? Perdonami. Toxic. La via di fisico. Buono, buono. Ottimo. No. Ma come è venuta questa brillante idea? Niente da fare. Situazione abbastanza. Vini.
No. La formazione avversaria si riprende il pallone. Vediamo cosa fa ora. Prova la conclusione. Bravo. Bellino. Qui blocca senza problemi. E non era una conclusione particolarmente difficile, questo va detto. No. Grande intervento del difensore. Cerca di scavalcare. Sì, ma sono comunque velocissimi. La mette giù, ma non è facile. Prova a spazzare, ma male qui. Ha spazio lungo l'out. Bello! Grande, bravissimo. Vabbè, tutto da solo. Un'altra ora per portarsi a casa il titolo. Possono spingersi in avanti sull'ali dell'entusiasmo. Cioè, mi ha ricordato un attimo Robben. Mizzica, proprio recentissimo. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Oddio! Vabbè. Qua non c'entri niente, fake. Diciamo che il difensore si è andato a mettere dove non si va a mettere. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini. Perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Conteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. C'è grande pressione. Mannaggia. Lo ferma, ma non controlla. Può metterla da lì. Respinge qui il tiro. Ma per me era gol proprio. Risolve una situazione complessa. Supera il difensore. Brutto passaggio e pallone regalato. Tentativo di pressi. Mamma mia, che paura. Pallone profondo, pericoloso. Ah, peccato. Mi è venuto, cioè, come una locomotiva. Ottima chiusura. No, dai. A metri. Buono, fuori gioco. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Meno male. Aspetta che ti ha bloccato il bot. Se puoi aspettare un attimino che ti sblocco, tanto non ha detto niente di male. Gioco fermo, posizione irregolare, era una palla gol importante questa. Stai tranquillo, Fek, non ti preoccupare. Pallone spazzato via. C'è spazio per il traversone. No. Ottima lettura, recupera il pallone. Ingenuità e pallone regalato. Approfittano bene qui dell'ingenuità. Si giocherà per altri 60 secondi. Possibilità per la ripartenza. Che ci vuole tanto giocare e tanto progresso per riuscire a prendere un bel po' di punti. Dai, che culo. Ma non è colpa tua, Fake. Vedi che fanno degli errori assurdi comunque quelli della difesa. O tipo la botta di culo di questi, sì, qua che fa il passaggio e gli arriva, cioè gli va a finire di nuovo sul piede. Arbitro dice che può bastare, il primo tempo si chiude sul risultato di 3-1. Aspetta che devo... Questa bestemmia... Io da qua... Vabbè, Dio Madonna, non ha detto Non è... Non ha detto niente, dai, si può... Sì, ancora... Lui è quello delle bestemmie molto... innovative. Velate, quelle sì, quelle che non sembrano bestemmie. E tu dici, ma è una bestemmia? Non lo so. Sarà mai. Infatti è questo, cioè... Mi ha bloccato un pochino. Pronto, comincia il secondo tempo.
punta la porta. E dai. Come se dici, che ne so, Gesù Cristo, non è che stai bestemmiando. Fuori gioco. Recupera palla la formazione avversaria. Possibilità di contropiede. Mannaggia a loro. Occhio qui al contropiede. Tiro deviato. E vabbè, dai, ma il culo dov'è? Portiere, su questa conclusione ravvicinata ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva risultato. Grande. Senza problemi. Il dato sui tiri certifica il loro dominio. Una supremazia che va al di là del risultato, Pier. Stanno facendo il bello e il cattivo tempo, riescono a mettere in difficoltà la difesa ogni volta che accelerano. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Che miseria. Grande. Il possesso del pallone per gli Invincibles. Ah, peccato, ti è mancato proprio l'ultimo. Era allungata. Recupera una palla. Può avvicinarsi alla porta. Ma poi è lentissimo. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Gran palla in mezzo. Grande risposta. Grande. Buonissimo. Fake. L'aveva visto fuori dai pali e ha provato a beffarla. Senza esito positivo però. Passaggio no, dai. Cerca con questo lancio in profondità. E c'è il gol. Mannaggia. Ah, ti lagga pure il gioco. E vabbè, non vi preoccupate, ragazzi. Dai, succede, fa niente. Rivista e rivista, perché ha avuto la palla buona e non ci ha pensato due volte. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. No, ma perché? Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Hanno spazio per ripartire. Entra sulla palla e gliela porta via. Cerca la compagna con questo lob. Uscita agevole del portiere su questo traversone, fa su il pallone. No, ma stai tranquillo, Fake, rimani. Non quittare. A campo sulla fascia. Non succede niente, ma anche va, se prendi gol. Ma figurati. Può ricevere la posizione interessante. Supera facilmente il difensore. Cavolo, basta! Qua. C'è la pressione sul portiere. Dai, passala! Non li provocare. Ha difeso male qui, portiere che colpo. Mamma mia. Ha accompagnato il pallone fuori. Aveva intuito subito la direzione del tiro, sapeva che sarebbe terminato fuori. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Palla molto interessante. Deu. Vabbè. Trasto riuscito, palla che rotola via. Ma poi non si è capito. Ottima la copertura. Esatto. Ma dai. Ah, ok. Manca ah, così. D'ora alla fine. Possesso sprecato. E lasciami. Buono il recupero del pallone. Mannaggia loro. Speravano di festeggiare la conquista del titolo in questi 90 minuti e invece rischiano la delusione. Uscita coraggiosa del portiere che fa su il pallone.
No, vabbè. Sbaglia la misura del passaggio, possesso per... Passaggione, va. Ora l'intuizione qui. Tentativo bloccato, palla ancora viva. Traversone che non crea problemi al portiere. E in caso cambi posizione, fake, se così non ti riesci a divertire. La touche, la rimessa laterale. Crossarla da lì. Comunque ricordatevi sempre che se perdiamo è colpa di Joel. Sempre, sempre, anche se non c'è. Non c'è, però è colpa sua. Ma non a FIFA 22. Appunto. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Ottima lettura difensiva. Pallone recuperato senza problemi qui. È stanchissimo il tuo PG. Ha fatto salire e scendere tutta la partita. Ha spazio per andare. Manco core. Non ha letto bene il movimento della difesa, dunque fuori gioco. Ma fake, ha deciso di uscire. Game over con una sconfitta che impedisce di festeggiare. Vabbè. 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 Allora, se mi date conferma che ci siete tutti, io andrei con... Non è fake, non c'è, perché doveva staccare prima. Neanche se cambi, neanche se cambi posizione, io direi però abbandoniamo partita. Neanche se cambi posizione. No, mi sa che sei offeso. Sei nervosito troppo nel... Per fare il portiere? Sì, mi so di ma sì. Ma va, fake, è un gioco. No. No, no, niente, basta, basta. Non niente, ti preoccupare. Va, per oggi è finito. Ha dato. Ma cambia posizione, vieni a giocare in centrocampo. Che dici? O in attacco con Toxic. Che vabbè, dici? Che sia un gioco stupido, tutti lo sappiamo, però noi siamo... A noi piace soffrire, e sì, quindi ci giochiamo. Perché se no neanche l'avremmo comprato. Siccome... Tu mettere CDC, mettiti centrocampista, trequartista, anche terzino attaccante. Per la felicità di Nick. No. Attaccante, niente. No, non vuole entrare. No, niente, basta. Allora, rimaniamo... Che dici? Mi metto l'esterno destro, vediamo come va. Vadi, Toxic. Vadi, vadi. Starti. Toxic. Renek ti chiama Toxic. Grazie. La preghiamo allora di allacciare le cinture. La partita sta per cominciare. Il signor Toxic ha atteso la cassa 4. Il signor Toxic ha atteso la cassa 4. Comunque sembra, non sembra vero. Che stiamo trovando tutte queste... Secondo me è la mattina. La mattina dell'infrasettimanale è difficile. Può essere. Secondo me anche il fatto di non avere il qualsiasi, averlo uguale agli altri. Tutti fa ormai tanto. Giocano senza il qualsiasi. E con la possibilità che gli altri non lo devono avere pure. Quindi, capito? Secondo me. Certo. Sì, certo. Miccoli. Attenzione. E subito si vince così. Abbiamo subito. Vinto. Direi così. Che vedi fake, se rimanevi vincevamo. Vedi, una vittoria già era così semplice. Ciao fake, ci vediamo alla prossima. Ah, 3 punti abilità. Ciao fake. Aspettate che metto questi punticini. Allora vediamo che possiamo fare. Contrasto piedi, intercettazioni, agilità e abbiamo finito tutto.
Ah. Ok. Siamo di nuovo online. Entri, entri. Ho faciuto. Il signor Joystick Toxic ha pregato di startare la partita. Ripeto, il signor Joystick Toxic ha pregato di startare la partita, grazie. Blu blu. Com'era quello? Lo facevano a LOL, chi ride fuori. Ecco, qual era la C'era la gag? cosa, quella delle casse. Me la ricordo vagamente, se non sbaglio era Pintus che la faceva. No, erano Katia Follesa e la Guzzanti. Cassa 1, la cassa 2. Ho proprio un vuoto. Ma perché mi vengono. Questa è l'età. Tra l'altro, non abbiamo più saputo chi fosse Zebra. E io stasera non dormo. Ci sto pensando adesso che gli abbiamo detto. Se mi ricordate di me? No, è morto. Io mi immagino, tu mentre che stai cenando, no? Ti siedi a tavola, inizi a mangiare la tua fetta di carne, tutto un tratto ti fermi col vuoto negli occhi che pensi alla guerra e ti Sì. passa l'immagine di Zebra che dice ti ricordi di me? Mi capita sempre, cioè di avere momenti di isolamento cosmico proprio per. Che magari mi vengono in mente quelle cose. E io tipo ad esempio, sabato sera ero in giro e dietro di noi seduto a un tavolo c'era un ragazzo. Io guardavo questo ragazzo e dicevo, ma io a questo lo conosco. Cioè, lo conosco di vista, dico, l'avrò visto da qualche parte. Boh, poi mi fermavo, poi dopo un po'. Mizzica, ma chi era quel ragazzo? Dal nulla, poi un mio amico fa: ma avete visto chi c'è dietro? Faccio, ti ringrazio. E poi mi ha tolto il dubbio di chi potesse essere. Ed era tuo fratello. No, fortunatamente, che io sappia, no. No, era il cugino di un amico. No, perché cioè, ne saresti capace di non Quello può riconoscere tuo essere pure. fratello così. Con le mascherine poi è difficile. Hanno detto tirate da fuori. Io un tiro da fuori l'ho fatto. Non era Mi pare questo? giusto. Ma c'hanno il QLS questi? No, Sì? lo devi togliere, joystick. Fa schifo contro quelli col QLS. Palla a Fresca. Quello è il qualsiasi. Sì. Ormai la giochiamo Acqua fresca. questa, ma rompe abbastanza le palle con QLS. Palla spazzata via. Ci mette il fisico. Attenzione, se ne parte! È solo uno Finisce a contro uno! colpire Yes, palla da destra via. paradosso! Cross verso il centro. Recupera e spazza via. Contrasto vincente, fa di nuovo suo il pallone. Il pubblico si esalta per la bella prova della sua squadra. Stanno spingendo. Vedremo se riusciranno a sfruttare il momento favorevole per trovare il gol. Ma non granché il Ah. pass, la difesa vi dà facile. Bravo qui a smarcarsi. Tentativo burato. Sì, lo prova. Attenzione! Intercetta, attenzione da lì. Va col tocco sotto. Il No! portiere è Dai! dentro. Fa l'intervento del portiere che ha Sium! piazzato senza problemi. Grande! Ah, ma è Aperto Selena l'area comunque Gomez. con questo Ah, gol. ok. 1-0. La Dove ricordavo un sta? po' diversa Selena Gomez. Ma chi è Selena Gomez? Pallone che viene intercettato. Qua cosa Toxic. Chi è la Selena Vero, no? Gomez? No, non ci ho fatto caso. La ricordavo un attimo Scatenarsi diversa, sulla però pazzia. sta. È The Sims. Prende la mira e calcia. Conclusione di Pensava rigore, palla che fuori. c'era il bug. Mannaggia. Piace buggare. C'è spazio per gli Invincibles. Sì, che dobbiamo ritornare. Odio quando seguo l'azione e Sì, poi ma tipo poi devi tornare il tutto. tempo che arrivo già è troppo tardi.
Passaggio intercettato. Ok, mi sembra giusto. cazzatona ho fatto. Diciamo che è andato bene. Nonostante todos. Ciao Biar, come va? Oh, ma chi è lui? Ma io non lo vedo da secoli a Beer. È lui o non è lui, ma È lui o certo. non è lui? Si affidano al tiki-taka Il per signor cercare di mettere il pari. Beer. Ah, buona be 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 No, sbagliato. Troppo corto. Brutto pallone perso agli invasi. Ah. A campo lungo la corsia. Acqua fresca. Sahin. Tiro murato. Eravamo in 25. Buona! Ma A che disposizione. palla! Sta Non facendo tutto sbaglia! lui. Non sbaglia il nostro Toxic, la nostra Selena Gomez con i capelli un po' strani. Tra l'altro abbiamo vinto col qualsiasi. Che dobbiamo togliere, ricordati, Toxic. E io prendo, continuo a prendere punti così. Io quando sento Toxic mi viene soltanto una canzone in mente. Si è mutato? Non la Cosa? si sa. Ok, no, no, non ti sentivo più. No, ho When fatto solo it's lo stacchettino iniziale. you're toxic. Dobbiamo mettere la. Il riscattapunti del canto. Ma Toxic dov'è? Devo fare una cosa 5 minuti. Allora io direi una cosa, nell'attesa che lui non c'è, ci facciamo un volta arcade, così non roviniamo niente tutto quello che c'è. Un Ci sta. saluto a Britney che è qui con noi in chat. Certo, ormai è free Britney, quindi ci può seguire in maniera Qui molto ci sta free. solo. Ciao Britney, ciao. Quando vuoi puoi passare da casa mia. Un salutino, ti offro un coccktailino. Tranquilla, eh. Fantastico, fantastico. Ci facciamo un bell'ape. Ah, perché non va avanti? Non mi dice mai che Devi leggere le cose, capito? A senso suo. le sto Ci vuole leggendo tutte, tempo. vado avanti e indietro. Ma sei troppo veloce a leggere. Ok. Amiamo il calcio, va bene. Allora c'era la modalità. Ok, Mi guarda invidi, qua. mi invidi. Ecco, eccolo qua. Invia invito. Inviato. Ok, dovremmo andare. Ah, non si può fare le battaglie volta. Ma No. questa è una cosa bruttissima, perché a rosa è volta. Vediamo che succede, ma. No. Io ho messo pronto. Vediamo che succede. Proviamo questa cosa. Però secondo me non è l'arcade. Allora, noi siamo con Bakshai e Thomas, tutti attaccanti, giustamente, non si sa mai, a noi non piace la difesa. Certo. Vediamo che succede, vediamo che succede. Gioca una partita in qualsiasi modalità in volta football. Tanto qua se dobbiamo poi reggiquittare, a noi non ci interessa. Io ogni mattina quando devo fare allenamento mi sveglio così. Fai così, ti alzi e Sì, però lo sì. fai con le uova.
Sam Sode però. Allora, io di che colore sono? Ah, io sono giallino. Il giallo? Però è figo che le... i commenti sono in italiano. Uè uè non si può sentire comunque. Ma in che senso non lo so. Tutto sta parando sto volo. Ma tu direi meno male. Ok, ho parlato troppo presto. Fantastica di questo, di questa modalità è che sono tutti per i cavoli loro. Sì, sì, sì. È un po' come il Pro Club. Ognuno fa quello che vuole. Quando trovi gli amici che devono per forza segnare, che non te la passano comunque. Esatto. Ah, se sto gioco fosse solo solo volta, penso che lo eliminerei male. Sì, è no, la cosa beh. Che più odio. Non avrebbe senso tenerlo. Ma infatti, come ti avevo detto. Ah, niente, devo andare. Ci facciamo sta partita e poi vediamo noi cosa altro fare. Se fosse stato in Coop l'arcade, secondo me era molto meglio. No. Non so che cos'è che si è attivato. Credo che sia l'abilità. Ah, ora è il per due. Grande. Mamma mia. Bomba. Gli avevo scassata quella palla lì. Ah, dobbiamo ricaricare. Niente, non la passare, eh. Mannaggia a me. Dai. Anzi, abbiamo pareggiato. Sì, quello no, sì. No, fine primo tempo. Però siamo pari. Ora, allora gli si stava caricando l'abilità per due. La hai capito? Ah, hai capito. Hai capito. Allora, io chiedo agli amici nostri e anche a te se può esserti mai capitato una cosa del genere. È da una settimana che mi arrivano mail di Facebook russo. Russo? Russo, dove dice che sono state attivate delle campagne in vari account, cose varie. E ci sono fior di soldi, 100 euro, cose varie. Ma io questi account non ce li ho. Né tantomeno se io vado nelle mie campagne pubblicitarie mi risulta questa cosa. E quindi tipo... Ho provato a mandare mail, ma nessuno mi caga da Facebook. E non puoi nemmeno bloccarli. No. No, comunque non mi sono arrivate queste cose. Completamente. Mamma che intervento.
Mamma Maldini. E dai. Grande. Bomba. Quello con i jeans gioca. Non c'è da niente di male. Ma come fa a muoversi? Ma chi? Meno male. Vabbè. E dai. Avevano il per tre. Ma non gli finisce mai sto coso, cioè come si ricarica? Ma non ne ho idea. Spammando cose a cazzo. Forse sì. Cioè non è giusto. Tra l'altro, come puoi vedere, la squadra si chiama Players on Eight. Chissà come mai. Cioè, facendo queste merdate si ricarica, io non capisco. No, non gli ho dati i punti. Vabbè, tutti forti a fare le finte. Madonna, perché non c'è la scivolata? È ammaccato cerchio. No, non sì, l'ho premuto già diverse volte. Tutte cose sto premendo perché voglio distruggergli tutto, proprio gli voglio entrare nell'anima. E dai a loro. Io manco per avere punti R3. E si sta attivando, ah, okay. Infatti. Grande. Chia era bomba. Per due. Si scassa. È finissimo. Ora che abbiamo capito come si gioca. Allora, ora che è finita la partita. Sei a sei. Non dobbiamo farli segnare neanche volendo. Anche perché hanno il per due. Per questo. Se segnano è finito. Grande. Grande. Buono. Avete fatto il cavalluccio. Sì. Vabbè, ma che senso ha, ma che vuol dire? Non vale. Cioè, prendi palla così, tiro, boom. Non ne vale. Faccio tutte cose fighe. Oh vabbè. Ma in che senso? Ma gliela stavo passando. No, no, tranquilla, tu perdi il cerduretto con il passaggio, che ero da solo un'ora. E non c'è il fuorigioco qui, eh. Ah, no? No. Cioè, tipo io lì che passeggiavo, ora me la passa. Ora me la passa. No, ancora no, ora me la passa. Ora sì? Sta passando adesso. E invece... No, volevo fare un po' di punti, ma che non è servito comunque a niente, perché stavo... maledettamente perdendo. Quindi abbiamo capito che la modalità non si può cambiare. Quindi niente, conviene uscire. Quindi cosa si fa in quest'ultima mezz'ora? Possiamo fare un po' di ultimate. Ai, ai, ai. Sento un dolorino al petto. Oh, sono stagioni. Che va fino al all'avambraccio sinistro. Mi devo preoccupare. Allora, io le posso dire che c'è qualcosina nuova all'interno. Ah sì? Ma parliamo proprio di... Ai, ai. C'è ai, un Gomez davanti, almeno. Un Papu.
No, no. Troppo. Ah. Lei sta chiedendo troppo. Cioè, ma mi dice Gomez. Cioè, Gomez, non mi ricordo come. Ricordo che c'è Gomez. Ah, forse c'è pure Hernandez. Teo. Forse sì. Se c'hai Teo Hernandez, è la fine, perché costa l'idea di Dio Teo Hernandez. No, l'ho trovato in una carta, in una busta. Allora, andiamo a vedere innanzitutto gli obiettivi, vediamo se mi regalano qualche cosa, che qua siamo poverelli. Due vittorie in Rivals, vabbè, mi hanno dato monete. A noi delle monete che ci interessa. Sì, lo so che in teoria servono le monete. E poi allora aspetto l'invito. Ah, vero, ci vuole l'invito. Mamma mia, già mi preparo al mio Papu Gomez che baila come il Papu. No, non è Papu il Papu Gomez, aspetta che ti invito nell'invito. Me ne vado. Mi ha appena infranto dei sogni. Ok. Zero. E lei poi mi dice no. Ah no, sì. Beh, ce l'ha in prestito Teo Hernandez. Allora ricordavo bene. Ah, vabbè, io già che mi ero esaltato. Vabbè, però, dico, è in prestito almeno. Cioè, ecco, mi dice. No, sai, c'ho Ronaldo. E ho Romagnoli. Che bello! Ho Romagnoli, però. Con le allora. Mie. Allora. Già per me 82 abbiamo fatto faville. Ma hai accettato allora la richiesta? Ma non mi è ancora arrivata, se devo come essere no sincero. La rimando. Dovuto. Ok, invito. È arrivato? Sì. Ok. Attenzione, vedo già lì un Pelé selvaggissimo. Quello è dell'altra volta, l'ultima partita. Fai conto che come portiere c'è un 50, credo che... Perfetto, vedo errori, cioè... Abbiamo detto che era squad battle, no? O division, no, rivals? Division rivals. Vabbè. Ma di che parliamo? Ok. Ecco, io c'ho un certo Gomez che è del Valencia. Il Papu. No. Papu Gomez non è quello che gioca nell'Atalanta. Sì, ma l'hanno venduto al Siviglia, mi pare. No, ma non è, lo riconosco, non è lui in viso. Sembra, non lo so. Lo guardi? No, non lo posso guardare, mi dispiace, non me lo fa vedere. Ah, lo vedo in live, aspetta. In live, intende? No, non è quello. No, non è quello. No, no. Dice. Dico, questo è il massimo che possiamo avere noi qui. Bene. Credo che i più forti ce li ho in campo, tranne... Ma Davis lo posso mettere a posto di... Chi è quello? Chi è? Calabria. Edgar Davids? No, si chiama... Mamma mia, con quegli occhialoni che va correndo per il campo. Magari, amo. Davies scrive, è del Bayern Monaco. Non lo è so, un terzino sinistro. Mettere. Lo posso mettere a posto di Calabria. Che è un terzino destro, lo mettiamo là per suicchieria. Ma sì, va bene così, no? Cioè... Decidiamo noi, tanto. Esatto. Ok, io direi che... Creazione sessione di gioco... Ricerca avversari in corso... Comunque la coppia Gomez-Balotelli con Pele dietro... Mamma, mi sto sentendo proprio male. È il secondo portiere del Sassuolo, che non è Consigli, perché ha 55, non so come si chiama il secondo portiere del Sassuolo. E non lo sa manco lui. No, a lui, dici, ma sai chi è il secondo portiere? Lì dice, no, non lo so, non lo conosco. E tra l'altro io sto guardando, non ho... È veramente tremenda questa squadra. Però abbiamo come sponsor la Estrella Galicia. Chi è? Estrella Galicia. No, sconosco. È una birra spagnola interessantissima. Ah, no, io
Allora, quando andavo in Spagna, sai che non mi ricordo le birre. L'unica che mi ricordo è la San Miguel. L'unica. Quelle che vanno tanto sono la Estrella. E poi ce n'è un'altra che al momento mi sfugge. Artois? Eh sì, esatto. La non mi chiede. Non mi dire com'è che mi è venuto in mente, perché non ho idea. Però quando. Qua vedo un Fekir 86 che non ha paura di giocare. Ho comunque quattro giocatori bruttini. Che sono migliori dei nostri. Quei quattro giocatori bruttini. Mm-mm. Ma va bene così. Ma noi siamo più forti. Sì, di Fekir 86. Un bel match di calcio. Cielo sereno, temperatura gradevole, grande pubblico. Ho messo tutti i colori. Nessuno. Tutti i colori opposti nel il bianco e fucsia, bianco e arancione. Tanto per non dare un pugno nell'occhio a chi guarda. No, no. Occasioni da rete, i 0-0 noiosi, tranquilli, lasciamo gli altri. Cominciare a fare i fenomeni, dai. Dai, su Sapori. Vabbè, noi abbiamo risolto. Tocca su Sensi. Mannaggia. Era già andato troppo oltre. Che l'idea mannaggia c'è. Mannaggia la pupa. Foden. San Maximin. Può segnare da lì. Ecco Balotelli. Così allora, proprio lo andiamo a prendere. Al lavoro di pressione. Ottimo l'intervento. Recupera il pallone. No, era giù, maledetti. Maledetti! Ho detto maledetti era giù. Sicuramente la differenza quando è giornata. E però negli inserimenti, da dietro, sa arrivare col tempo giusto. No, ma che bello quando è così. Che bello quando fanno i fenomeni con Sander Maximin. Che c'ha 97 di velocità, quanto schifo c'ha. Vabbè, ma noi abbiamo Daisy. Sensi. Mamma mia. Però sono sincero, ci sono rimasto malissimo che non c'è più il mio Pellegri. Pure io mi è dispiaciuto toglierlo, però una volta che avevo un giocatore un pochino più fortino, che fanno lo dovevo. Cioè, proprio ci sono rimasto malissimo. Il mio Pellegri doveva essere il top player della squadra. Ma credo che entrerà al posto di Pellè la prossima. Meno male. No. Dai! Ah, ma questo è Alfonso Davis. Salgono gli Invincibles. Alfonso Davis. Ma chi? Esatto. A chi avevo da? Capisce tutto e intercetta il lancio. Sensi. Alfonso Davis. Sì, io l'ho passata. Incredibile errore del portiere. No, volevo la triangolazione chiusa. Pensavo di. Ma non. Credevo, ma non immaginavo. Ah. Lo supera con il numero. Comunque, quanto era bello il FIFA del 98 che vedi le quattro cose fatte bene e basta. Senza. Non c'era manco il tasto delle pinte. Esatto. Era passi, tiri, crossi, corri. È finito. Il possesso del pallone per gli Invincibles. Conclusione centrale, portiere blocco. E ormai. Sto cross è bellissimo, però non riesco. No, ormai non. Bene. Con FIFA 22 ci ho provato diverse volte. Non si riesce più a farlo come prima. Viene troppo, non lo so, troppo morbido, non troppo corto pure.
Mi sembra giusto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol del incontro. Vogliono la pausa, non gliela diamo. Allontana, spazza il pallone. Ah, che Balotelli. Ma dai. Poi, allora, sto gioco è uscito bellissimo. Aveva il bug dello schifo di coso, però, del tiro da fuori, però, era bellissimo. Hanno fatto la patch di aggiornamento, tutte le finte le hanno rese giocabili, perché all'inizio non ce n'era. Sì, no, non ci ho fatto caso. Ora tutti che skillano, tutti, non esiste più il gioco normale. È tornato FIFA 21, è il 2.0. Tutti con le skill di nuovo. Io non capisco i produttori di sto gioco. Mm-hmm. Se le guardano le partite. Secondo me no. Perché non puoi permettere di fare tutte queste skill e tutte queste finte, perché nella realtà queste cose non ci sono. C'è un giocatore ogni tanto che fa le finte, ma io non le vedo tutte queste finte. Ma infatti soltanto il Volta dovrebbe essere sfruttato per le finte, i giochi circensi. Per carità, le metti, che ne so, a Neymar, le metti a Ronaldo, le metti a Messi. A Messi, certo. E basta, perché se io sinceramente a Sensi che sa fare le finte non direi. Salutiamo Sensi che ci segue. Ciao Sensi, riprenditi. Tu immaginati un Romagnoli. Un Romagnoli che fa le finte, ma secondo cosa che non sa nemmeno toccare un pallone. Non sa, proprio non... Non saprei. Ma perché di là? Sono personaggi che proprio non li sanno fare nella realtà, non sanno manco come si stoppa un pallone. Come se tu ci mettessi a fare le finte a Gattuso, cioè ma... Che non si muove, diciamo, rimaneva lì anche quando... Cioè, era molto di massa. Non sanno farle. Cioè, non ha senso sta cosa. Le dovresti togliere a tutti. E darle a tre cristiani. O perlomeno, se le metti, non tipo il Chelsea. E dai. Comunque, a me proprio non mi entusiasma. Questo Ultimate Team non lo so perché, ma ci ho provato a giocarci anche da sola. Ma non ti entusiasma perché è brutta la community, perché sono tutti skillatori fortissimi, tutti skillatori seriali, e non è divertente giocarlo se non sai fare le finte poi, soprattutto. È un gioco fatto solo di finte, sembra il Volta, guarda, finta. Se non fai tre finte ogni tocco palla non è FIFA. Quindi sta diventando peggio di Call of Duty. Ma lo è già. È già comunque l'Ultimate Team era così anche l'anno scorso, quindi. Sì, l'anno scorso era l'apice delle finte. Ora l'avevano sistemata, infatti non si potevano più fare le finte perché erano diventate inutili. Aggiornamento, perché tutti i bambini piangevano che non sapevano più fare le finte. Sto gioco fa successo perché tutti skillano. Se levassero le skill ci giocherebbero solo le persone che non sanno fare le finte o le persone che guardano il calcio. E non è divertente per i bambini. Siccome loro fanno soldi sull'Ultimate Team e sui bambini che comprano e shoppano, e allora li hanno accontentati, perché sennò le vendite diminuivano. Vabbè, un po' come tutto il mercato dei giochi ormai. Devi accontentare il tuo pubblico più grande, che è fatto di gente che skilla, quindi via a rovinare FIFA. O gente che shoppa, tipo come Fortnite, diciamo che. Sensi vuole ribucarla. Gomez. Opportunità. Dai, porca miseria. Cioè, quanto è bello segnare con Sensi. No, con Colpani. Non so chi sia Andrea Colpani. Dove gioca?
Colpani, però se sei a dieta, un centrocampista bronzo del Monza. Colpani e coi pesci. C'è spazio per gli Invincibles. Va verso il centro. Ah. Interviene proprio all'ultimo e salva. Potrebbe andare al cross. No! In out, si ripartirà con rinvio dal fondo. Oppure dovrebbero fare una modalità senza le finte, che non funzionano proprio. Ma sarebbe... Tipo, sai la modalità quella dove puoi tirare solo da fuori? Sì, 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 sì. Non ci sono i pa- non ci sono le finte. Sono disabilitate. Mamma mia, piangerebbero in questi giorni. Vabbè, non ci gioca. Ci gioca solo la gente che non le vuole fare. E lì sarei tipo io fisso lì. Ma anche perché comunque di base credo che sia noioso. È come parlavamo l'altra volta dei cheater su COD. Cioè, vincere è facile, comunque una volta che ti che impari tutte le varie finte, le varie cose, è un po' una noia, secondo me. Ma sì, ma perché giochi solo per fare le finte, non giochi più per divertirti. Pallone che viene intercettato. Ah. Dezzi. Attenzione, entra il peone. Niente da fare. Mia pelle l'hanno asfaltato. Occhio al contropiede. Finta. 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 Ah, forte il portiere, voglio. Ho detto che aveva 50. Che non 50, però gli è passato davanti la palla. Ah, si è abbassato, non l'avevo notato. Davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Mi sembra giusto. Più che giusto. Finta. Finta. E il tiro di Fekir. A posto. Credo che non c'è niente di sbagliato fino adesso. No, no, cosa c'è di sbagliato? Con un grande margine, 5-1 fino a questo momento. A sto punto. No, te la stavo passando, potevo anche tirare forse. Sì, sì, dovevi tirare. Ma dai! Vabbè. Intercettane un altro, dai. Te la passo, dai, intercettalo. Perfetto. Ancora, 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 intercetta. Intercetta. Ecco De Hernandez. Possibilità per il cross. Palla intercettata bene. Chi mi dice di cambiare? Non lo so. Corner battuto in mezzo. Prova a spazzarla via. Attenzione. Che mi dice di fare uscire Pelé per far entrare Maldini. Ma non c'è motivo. Palla messa in mezzo. Spazza via. Chiesa. Ancora un quarto d'ora per l'esperanza delle due squadre. Può metterla in mezzo da lì. Palla messa dentro. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Hanno metri a disposizione. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. No. Gestita male la ripartenza, pallone perso. La raccoglie il portiere senza problemi. Ah, mi sembra giusto.
Dai che tira da fuori. Oh, Satalino. Tocco impreciso da parte degli Invincibles. Martial. Diciamo che i gemelli d'Eric possono ripartire, attenzione. E dai. No. C'è il secondo. Palla recuperata, azione interrotta. Hernandez. Sì, che comunque gli arrivano pure le palle proprio nei piedi. 3 minuti prima del fischio finale. Ecco Pelé. Niente da fare, il difensore recupera. Ischino. Quello si sta ribaltando. No, è ancora vivo. Mi sono confuso un attimino. No, senti adesso. Brutto passaggio. Dai, però. Avanza, palla al piede. Fischia tre volte l'arbitro. Beh. È la fine del match, giocata da. Mi sembra corretto? Beh, sembra, sembra correttissimo. Io ho. Ok. Ben asfaltati. Mi sembra, dico, tutto nella norma. Tutto sistemato. Proprio perché dire il contrario? E mi hanno dato pure dei soldi, ma non c'è neanche di bisogno. Vabbè, comunque, questo è quello che mi dicevi anche l'altra volta. Che questa comunque non era di base squadra da questa divisione. No, per niente. Dico, lo vedi che abbiamo contro. Allora. E dici, facciamo proprio l'ultima e poi stacchiamo? Ma se proprio ci tieni, eh. Sì, noi facciamo proprio una proprio per farci asfaltare l'ennesima volta, visto che forse a quanto pare Nick aveva riscattato prolunga Mad Damage la live. Ma mi pare che se ne sia andato, Nick. La facciamo così almeno adesso la guarda, dice, ah, guarda. Ne facciamo una velocissima. Alle che vada a reggi quittiamo se vediamo che è troppo. Ah, ci sono giocatori pure infortunati. Allora. Ho sbagliato. Dovevo mettere. Mia Pellegrini a 68. Fortissimo. Credo che. Va bene, dobbiamo fare. Perché è uscito? Cos'è? Ah, devo togliere scambia. Edison è scaduto pure il coso. Ho un certo Pastina del Benevento. Tipo. Mamma mia, Pastina! Mi può interessare. Con questo freddo ci sta un po' di Pastina. Credo che sia proprio coerente. Ah, io devo mandare un. Ops, mi è caduto il joystick, tanto per cambiare. Ops. Ok, ma che fa? Cambiamo maglietta, vediamo se porta bene questa gialla. Del Parma. Soltanto questi qua. Ma sì, ma che vuoi che sia? Io non ci vedo niente. Ci sono solo un paio di giocatori. Dai. Sarà mai. Ne abbiamo il nostro Pastina in campo. No, è in panchina. No. Non c'è la Pastina?
No, 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 no. Avevo qualcuno. Adesso che abbiamo Daniel sulla tre quarti. Non mi ricordo, forse sì. Pellegrini abbiamo. Pellegrini Lorenzo. Sì. Il mio cuccio Lorenzino. Sì, perché mi è scaduto il contratto a Pelé. E non abbiamo soldi per rinnovare, quindi. No, no. Ha scelto bene il tempo. Voleva assai. Felipe Anderson. Mertens. Allora, credo che proprio per iniziare non vedo niente di sbagliato. Risultato che non si sblocca, protagonista il portiere poco fa, con un intervento d'applausi con cui hai negato il gol dell'avversario. Mi sembra giusto. Occhio a Martial. Perfetto, portiere è una sedia. Oh, guarda! Oh, una farfalla. Ma che guarda, bella, che bella questa palla. Supera di netto il marcatore. Sono dati a un passo da terra. Comunque, non lo so, volava, ho visto un tifoso che gli faceva antipatia. No, è Pellegrini, non è Pellegrini. Ah, Pellegrini. Mi sono confusa. Le ricordo che io ho una brutta memoria. Ma divide, cioè, pensare Pellegrini con Pellegrini, guarda, vabbè, siamo sono lì. Due categorie separate proprio. Vabbè, ma come suono siamo là. Sì, ma è come dire Pelé con Pelé. Io non li vorrei mai paragonare. Sì, vabbè, quello senza ombra di dubbio. No, oh, dai, c'ho Pelé. C'ho Pelé. Pelé quanto una volta sola ha giocato in nazionale, no? Sì, e si è fatto schifare abbastanza da non giocarsi più. Dico, ricordo. Mamma mia. Dico, ricordavo bene. Non si può dimenticare quel saltellino sul rigore. Palla che rotola via. Lo sto quadrato. Attenzione col pane. Mamma che passaggio. Ed era meglio senza. Vai Balo. Vai Balo. Così la passi. Un'ora. Ecco perché non gioca più in Italia. Allora abbiamo capito. L'appoggio per Sensi. C'è l'errore, regalano il possesso. Un Sensi non ce l'ha. Ha perso i sensi. Che sì. San Maximen. Perfetto, quello si è fermato. Tutti ce l'hanno. Ragazzi, ma questo portiere sì, credo che Pelagotti al Palermo sia più forte probabilmente. Solo Pelagotti secondo me a yardi. Non lo so, anche fatto a yardi. Marzial. Meno male che ho messo esci subito. Attenzione, ancora Colpani. Prova a rifarsi, e stavolta il passaggio c'è. Buono il lancio, sbarcante. Palla respinta la difesa. Coraggioso, prova anche il tiro Colpani. Palla in calcio d'angolo. Colpani e con i pesci. Calcio d'angolo battuto di merda. L'uscita sicura del portiere, nessun problema per lui. Ah, devono beffeggiarci così? Tocca su Sensi. Occasione per accorciare la distanza. Grande. Mamma mia, Sensi. Il punteggio adesso è di 2-1. Ma è titolare Sensi? In infermeria, sì. Ok. Ora per In infermeria un po' mancare. Felipe Anderson. Fuori tutto gioco. Fermo, tutto
Però la cosa bella è che almeno un gol lo riusciamo a fare solitamente. Poi dico, ci fermiamo, ma quello è un altro. Ci può anche stare considerato com'è. Ma all'avversario da pochi passi. Solo applausi per questo intervento. Ma perché così? Attenta qui la difesa. Dovevi l'Eurogol di Colpani. Potenza sì. Ah, pensavo fosse deviata. È andato direttamente. No, 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 proprio tirato la merda. Ciao Chris 04, grazie per il follow, benvenuto. Ciao Chris. Stai vedendo le nostre qualità. Le nostre gesta fantastiche, il nostro portiere sedia. Ma tu che portiere c'hai? Il portiere sedia. Io ho una sedia, tu. Io immagino quando oggi un domani a lui dovrebbero sceglierlo per giocare titolare, quello dice, ma chi è a me? Esatto, io no, ma non so. Ah, sta parlando col cartongesso sicuramente, non può scegliere me. Può avvicinarsi alla porta. Rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Con il vino sfuma. Fred. Sì. Se è andato. Fred. Portiere La sedia c'è. Diventato per un attimo sdraio. La parata è pazzesca. La tolta letteralmente dalla propria porta. Ma questo come si ferma? Questo non lo so. Puoi provare a tirargli le sedie in testa. Stai vedendo quanto facciamo schifo? Ah, ci stanno dando da 15 minuti, grazie. Spero ti abbiamo fatto divertire in qualche modo, ma perché non l'ha passata? Attenzione, la sedia c'è. È sulla palla. Sulla palla. Ho preso anche il malleolo, però è sulla palla. Occhio alla botta. Attenzione, vabbè, la sedia qui. Ancora lì. Caro, allora guarda, mi presento. Io sono Renak. In cuffia che senti abbiamo il nostro dirti. E noi facciamo parte dei Players on Air. Siamo un gruppo di 9 streamer, streamiamo almeno 2 volte al giorno. E questa sera, questo pomeriggio ci siamo io e Dirti, che stiamo portando. Avevamo iniziato col Pro Club, abbiamo giocato pure con qualche ragazzo in chat. E infatti ti consiglio di seguirci. Aspetta che ti metto. Poi abbiamo deciso di farci male sull'ultimo video. Sì, però. Sì, siccome siamo verso la chiusura. Abbiamo detto, vabbè, ci facciamo un ultimate team molto tranquillo e poi stacchiamo. Però se tu vuoi rimanere aggiornato su tutta la nostra programmazione e, porca miseria, in caso di Fall of Day, come quello di... La programmazione della porca miseria. Sì, è conosciutissima dei Players on Air. Sabato mattina fai conto che ci sarà il Fall of Day con Rocket League, quindi se hai PS4 o PC o anche Switch, comunque hai Rocket League che è gratuito, puoi giocare con noi. E comunque se ti unisci ai nostri social rimani aggiornato su tutte le nostre, tutti i nostri aggiornamenti. Possiamo chiacchierare anche un pochino su Telegram, guardare i nostri video di TikTok e anche no, per esempio ne è uscito uno da poco che riguarda me, per esempio un reel / TikTok molto divertente, devo dire, per noi. Sì, sì, penso che sia stato l'inferno. Sì. Dai, ma no, ho protetto il rigore. Che cosa c'è? No, non portiamo solo FIFA. Tra l'altro FIFA lo portiamo anche su PS5. Portiamo anche giochi che sono ad esempio usciti per il Day One. Chi tocca, devi parlare tu. Ad esempio stasera c'è Days Gone con Levian.
domani non ricordo, credo che ci sia Joel con Monster Hunter di sera, Kedavra con Alan Wake, quindi fai conto che troverai tante novità, tanta scelta tra l'altro. Però anche se non giochi a Rocket, ti direi di una cosa, un consiglio: passa sabato mattina e segui la live, che può essere pure che ti viene voglia di giocare con noi, così ci divertiamo un po' tutti assieme. Si lascia passare a metri. La risposta del portiere, ma attenzione. Ma cosa? Ma cioè, in che senso ci ha messo un'ora e mezza a tirare sto coso? Chi è quello? Ah, sei a scuola sabato. Vabbè, capiterà che faremo pure dei follow day di sera. Attenzione, sedia! Compra anche tu la sedia Satalino. Anche tu una sedia. La IKEA. La sedia Satalino. 10 euro. Assai 10 euro. Che bello. Il rimborso del cibo che mangio, basta. Ditta alloggio. Gran palla, può rendersi pericolosa da quella posizione. Mamma mia. Vabbè, ma chi è questo? Ah, la vabbè, di Sensi? Certo, ovviamente se ci vuoi seguirci solo per FIFA. Ah, Teone. Sì, sì, non ci sono problemi. Intercettano bene il pallone. Ha spazio davanti a sé. Parte il tiro. Ma però comunque sedia vuole farsi notare. No. L'ha detto, gliel'ha buttata, il portiere è fermato, è morto. Dice non è che diceva di chi parlate. Ma questo realmente c'è nella vita paga? Eh no, secondo me fa il portiere, tipo dei condomini. Del re. Ok. Ora è più chiaro. Dice, ah, c'è questo portiere, chi lo possiamo mettere? Vabbè, non c'è nessun altro da poter. Ecco lì. Vabbè, questa obiettivamente era un po' difficile. Era angolata, sì, era angolata. Obiettivamente un portiere così piccolino non l'avevo mai visto, comunque. Ah, che bello. Ma quando io propongo qualcosa, tipo ultimate, tu mi senti dire ultimate, dimmi no. No, no, ma infatti io la prossima volta, cioè, proprio chiudo. Appena tu pronunci, andiamo ultimate. Io premo il tasto PS, spegni e simulo che sei andata via la luce. Ah, mannaggia, guarda, che peccato. Peccato, non penso che tornerà per tutto il periodo della live. L'avevano detto che probabilmente sarebbe potuto andare via la luce. Sì, caro. Abbiamo iniziato alle 4 a giocare. Ferma, ma non controlla. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Pericolo, ecco il tiro. Attenzione, sedia c'è, ogni tanto si fa rivedere. Brutta gestione del pallone. Sì, bruttissimo. Solo soltanto quello è la cosa brutta di sta partita. Baraglia campo. Prova in quarta. Ah, viene solo così. Sì, l'ho visto. Abbiamo perso i sensi. Ma chi? Ma c'è il 2? Al difensore.
Dice, perché andare verso la porta? Tentativo di cross. Prova a spazzarla via. Attenzione. Cioè, si butta in ritardo. Come si fa? C'è il lag. C'è il lag nel lancio. Si vede una palla che entra e lui che sta per saltare fa... è slow motion. Quelli si stanno divertendo comunque, i... Beh, direi, gli avversari. Che sta giocando contro due Bonopic. Ecco Balotelli. Maxi Gomez. Che bello. Recupera il pallone. Non è Maxi Gomez, fa dieta pesante. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. La prossima volta, sente prossima settimana. Sì, per ora questa settimana non è stato possibile inserirlo più volte. Però appunto, come ti dicevo, se ci segui nei social, almeno potrei essere aggiornato giorno per giorno su tutte le varie live che verranno fatte. Yep. Allora, andiamo su Avanza. Ah, strano. Avanza. È andato su Sconfitta, non l'avrei mai detto. No, il 7-2 non era per noi. Ma infatti mi è sembrato strano. In fondo hanno fatto solo 26 tiri. Allora, ragazzi, credo che è stato molto divertente vedere me e Derti vincere, stravincere contro... nella modalità Ultimate Team. Per fortuna oggi, a differenza dell'altra volta, trovare delle partite in Pro Club è stato facile, e grazie a voi è stato possibile giocare pure assieme. Detto questo, vi ricordiamo appunto che stasera alle 21:30 c'è Days Gone con Levian. Stavolta l'ho detto giusto. E niente, ragazzi miei, io vi mando un grosso bacio, un grosso abbacio e un grandissimo braccio. Certo, perché già l'abbiamo usata. Una ne possiamo usare, certo. E niente, ragazzi, vi auguriamo un buon pomeriggio. Salutiamo. Salutisci pure tu. Sì, sì, salutisco pure io, grazie a tutti per essere stati qui, grazie anche a Chris che ci ha messo il follow. Esatto. E basta, ragazzi, noi ci vediamo stasera con il buon Levian. Ciao! Ciao!